Oggi vi porto da Radici, questo ristorante a Iseo che ho provato e voglio consigliarvi, probabilmente uno dei ristoranti migliori in cui sono stato ad oggi. Il ristorante usa tutti i prodotti locali e ha diverse proposte di menù. Quella che vi farò vedere io oggi è il menù acqua di lago con percorso vino. Come al solito prima vi mostro i piatti e poi vi parlo di prezzo, conclusioni e curiosità. Già, c'ho fame. Come antipasto abbiamo mangiato questo stracotto di melanzane e zucchine, yogurt greco e olio aromatizzato al prezzemolo, accompagnato da questi crostini di ricotta e baccalà, pomodori e sedano. Stracotto favoloso, delicato, un mix di sapori davvero azzeccato. Il tutto accompagnato da questo Berlucchi 61 Chardonnay offerto dalla casa. Incluso nel coperto c'erano questi crostini fatti in casa e burro aromatizzato alle sarde, sempre fatto in casa, che era spaziale. L'abbiamo mangiato finché non ce l'hanno letteralmente portato via dal tavolo e in due l'abbiamo quasi finito. Ma torniamo al nostro menù. Come seconda portata abbiamo trota salmonata affumicata con barbabietola rossa, rape bianche e salsine interessanti. Tutto molto buono, degno di nota la affumicatura della trota che dava un sapore fantastico e la trota in sé che era un burro, si scioglieva sulla lingua. Come terza portata, che secondo me è anche una delle più interessanti, protagonista è la sarda di Montisola su un letto di finocchio trifolato e croccante, chips di pane e polentini integrali croccanti. La sarda era un'esplosione di sapore, davvero unica, aveva questa farcia al suo interno di pane e fumetto che in combinazione con la freschezza del finocchio rendevano questo piatto davvero degno di nota. Questi due piatti erano accompagnati dal vino Anfora di Porta del Vento, un bianco non filtrato chiamato così perché è proprio invecchiato in anfora, e il vino portava con sé sia note agrumate che gli aromi dell'anfora e si sposava benissimo con la sarda di Montisola. Mai avrei pensato nella mia vita di sviluppare una dipendenza al burro aromatizzato alle sarde. Come quarto piatto questo fritto di lago di trota salmonata, pesce persico e sarde di Montisola, accompagnato da salsa ponzu, salsa agrodolce piccante e udito dite maionese con sambuca e finocchietta, qualcosa di fantastico sta maionese qui. Il fritto era fatto con assoluta maestria, croccante all'esterno, morbido all'interno, ma secondo me la vera chicca era questo pane carbone ripieno di baccalà mantecato. Croccante all'esterno, morbido all'interno, qualcosa di favoloso. Ad accompagnare questo piatto il Franciacorta a faccoli, distintivo per il fatto che al suo interno aveva anche un 20% di uva pino nero, quindi il sapore era un pochino più deciso. Tornando al burro, comunque, la cosa incredibile oltre al sapore era il fatto che non si è smontato per tutta la serata finché è rimasto sul tavolo, cioè fantastico. E qui arriviamo alla portata che secondo me era la più interessante: fazzoletti ripieni di ricotta aromatizzata al limone, acqua di pomodoro, pomodorini, coregone affumicato in purezza. Che dire, l'acqua di pomodoro, geniale, cambiava colore, assumeva sapori a mano che si mangiava il piatto, quindi ad ogni boccone si scoprivano dei sapori che a quello prima non si erano colti. Il coregone in purezza era una tartare diversa perché aveva un sapore più marcato, più di affumicato, e il ripieno era una bombetta di sapore fantastica. Questo è il classico esempio di piatto che vedi l'ora di mangiare ma speri che non finisca mai, era davvero incredibile. Reso ancora più incredibile se possibile da questo Domaine Saint Pancras, un rosé con note agrumate che si sposavano benissimo con quelle del limone e del pomodoro del piatto. Il sapore l'ho menzionato, la consistenza pure, ma anche solo la cremosità. Questo qui prometto è l'ultima clip sul burro aromatizzato, fantastico. Ma torniamo a noi con la quinta portata, questi tagliolini con tartare di persico, delicatissima ma saporita, con un fondo a base di prezzemolo, peperoncino e aglio. I tagliolini erano cotti alla perfezione, l'unico motivo per cui non ho chiesto il bis è perché se me lo avessero concesso l'avrei chiesto altre 3 o 4 volte. Piatto emozionante. Tuttavia la cosa più incredibile era l'abbinamento con il vino, perché io da ignorante non sentivo dei sapori bevendo il vino, che invece sentivo tipo retrogusto di nocciola mangiando il piatto e poi bevendo il vino. Il vino era il blanc chardonnay con note agrumate e questi sapori complessi accessibili, diciamo, solo attraverso il piatto. Come ultimo piatto salato ci è arrivata questa porzione di storione con caviale su un letto di porri e crema Franciacorta burro bianco. Questo è stato il piatto più raffinato della serata, secondo me secondo solo ai fazzoletti in termini di maestria dello chef. La crema di burro e Franciacorta era speciale, la cottura dello storione era fatta alla perfezione, tant'è vero che al suo interno, come vedete, era ancora roseo, mentre i porri avevano un sapore tartufato che, dopo averlo chiesto direttamente allo chef, ho saputo che di tartufo non ce n'era, era solo dovuto al metodo di cottura dei porri. Di nuovo geniale. Ultimo ma non ultimo il dolce, questi babà immersi nel limoncello con guazzetto di agrumi caramellati, agrumi e crema pasticcera all'arancia. Talmente buono che ho rischiato che Claudia si mangiasse pure il mio. Dolce, semplice all'apparenza ma buonissimo, il sapore degli agrumi era eccezionale. Abbinamento col vino azzeccatissimo, lo chaud de lune che sembrava un succo di frutta alcolico si sposava benissimo con i sapori agrumati del dolce. Ma
veniamo alla domanda fatidica: quanto costa? A seconda del percorso che scegliete di fare, secondo me la spesa si aggira tra i 75 e i 110. Un prezzo super ragionevole, secondo me, siccome si mangia a livello di stellato pagando la metà o talvolta un terzo del prezzo di uno stellato. Insieme al caffè ci hanno dato questa piccola chicca, marshmallow con crema di albicocca, solamente che l'interno, il ripieno è marshmallow e la crema di albicocca è l'esterno che lo contiene. Fantastico. Io consiglio vivamente il posto perché si mangia benissimo e i prezzi sono molto onesti. Tra l'altro il menù viene aggiornato continuamente in base alla stagionalità degli alimenti. Io sono tornato settimana scorsa con degli amici e abbiamo mangiato questo antipasto a base di zucca piuttosto che dei dolcetti col caffè diversi. Uno dei loro più grandi punti di forza, secondo me, sono gli abbinamenti cibo-vino, perché da ignorante mi hanno aperto un mondo. Sono davvero riuscito ad apprezzare i vini mangiando il cibo, che è una delle cose più soddisfacenti a mio parere in ambito culinario, perché ti permettono di vivere a pieno e di comprendere a pieno queste esperienze. Se passate da Iseo, provatelo perché merita davvero. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video e alla prossima.